soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio della rubrica del vostro capitano Giacomo Uncino. Come avevo già anticipato un po' di tempo fa, finalmente andremo oggi a parlare di una delle razze native dell'ambientazione di Age of Sigmar. È una delle razze che in realtà ha avuto un lavoro di background estremamente approfondito. Partiremo appunto per questo video dalle informazioni presenti nei due Battle Tome dei Caradhron Overlords. Quindi oggi, esatto, parleremo proprio dei Caradhron Overlords. I Caradhron Overlords sono una delle razze nuove, praticamente native dell'ambientazione di Age of Sigmar, e forse una delle più strane. Ok, chi sono i Caradhron Overlords? Sono una razza a parte, una razza diversa dai Duardins, dagli Elves, dagli umani? No, in realtà i Caradhron non sono altro che una società differente di Duardin. Come molti di voi già sanno, e se non lo sapete ve lo spiego adesso, all'interno dei reami mortali, come nel vecchio mondo potevano esserci diversi tipi di elfi, alti elfi, elfi oscuri, elfi silvani, nei reami mortali questa cosa si può applicare anche alle società di Duardin. Oltre alla classica società dei Dispossessed, che sono i nani cosiddetti tradizionali, i nani vecchio stile, che vivono all'interno delle città di Sigmar e che dividono la loro esistenza e i loro commerci con le altre razze che praticamente esistono all'interno delle città dei fedeli di Sigmar. Oltre a questi Dispossessed abbiamo anche Fire Slayers, che sono i nani mercenari, e figli di Grimnir, che fanno di tutto per cercare i frammenti della loro divinità perduta. E a fianco a queste due società di nani aggiungiamo la società dei Caradhron Overlords. I Caradhron Overlords sono la società di nani, una cultura nanica che più si discosta dalla classica cultura nanica fatta di tradizioni, rancori, progresso scientifico lentissimo e spalmato all'interno di centinaia e di centinaia di anni. Sono tutto il contrario. Chi sono questi Caradhron Overlords? Innanzitutto parliamo di una società di mercanti, marinai e a volte anche pirati. Una società che vive all'interno di enormi conglomerati e abitativi, enormi megalopoli volanti conosciuti come Skyports, porti celesti, e la loro cultura si basa sul commercio e sull'estrazione di un minerale fantastico, un minerale diciamo particolare noto come oro eterico. L'oro eterico non è altro che una sorta di oro sotto forma che vive nei reami mortali sotto forma di quasi gassosa e che è presente in tutti i reami mortali, ma specialmente nel reame di Chamon. I nani dei Caradhron Overlords per centinaia e centinaia di anni dalla formazione della loro società in realtà hanno commerciato tra di loro. Questo perché la società dei Caradhron si va a costruire, nasce durante l'età del caos all'interno del reame di Chamon per sfuggire all'invasione caotica. Invece di rifugiarsi sottoterra, i Caradhron, come vi spiegherò più nel dettaglio, decidono di scappare nei cieli, costruendo quelle loro fantomatiche fortezze volanti che pian piano, man mano che gli anni passeranno, da fortezze volanti diventeranno vere e proprie megalopoli.
finita l'età del caos e con l'apertura dell'età d'oro di Sigmar, del ritorno di Sigmar, i Caradhron Overlords decidono e si rendono conto che possono ampliare i loro profitti, i loro guadagni, se iniziando a commerciare insieme con le altre razze che vivono all'interno dei reami mortali. Iniziano quindi i commerci con gli altri Duardin, iniziano i commerci con gli umani, iniziano i commerci con gli elfi e così via, così discorrendo. Sono estremamente visti, in realtà, essendo commercianti nani e quindi essendo il loro obiettivo primario il profitto, sono visti a volte con un occhio, sono visti un po' male, ecco, sia dagli uomini ma soprattutto dai dispossessed. Dispossessed, che sono i Duardin più tradizionalisti, non vedono di buon occhio questa loro, non solo ricerca del profitto, ma questo loro avanzamento tecnologico estremamente rapido e all'apparenza senza controllo. Tant'è che un famoso detto Duardin dice: non firmare mai un contratto con un Caradhron senza averlo letto prima 100.000 volte. Perché questo? Perché al contrario di quelli che è la società classica namica, i Caradhron non sono né legati tanto alla religione né legati al concetto di onore e di conseguenza rancore se questo onore, se questa promessa non viene mantenuta. La loro società si basa su delle leggi ben precise, su un codice e articoli che hanno come origine praticamente i regolamenti e i codici che si utilizzavano all'interno delle navi Caradhron per gestire i marinai e i vari ruoli all'interno della nave, insomma, per garantire il corretto funzionamento di tutta la ciurma. La loro società appunto si basa su delle regole che prendono spunto da queste regole di controllo, di governo di una nave. Questo vuol dire che, essendo comunque dei commercianti nati, o comunque la loro indole commerciale è spinta fino all'estremo, sì, sono vigili le leggi, ma fanno di tutto per trovare delle scappatoie per ovviare ai regolamenti che loro stessi hanno fatto, oppure per ovviare ai vari contratti che possono sottoscrivere con i loro partner, insomma, con i loro business partner. Considerate che anche per questo, per questa indole improntata al commercio, i Caradhron Overlords tendono un po' ad approfittarsi a volte delle razze meno tecnologicamente avanzate di loro, tra cui soprattutto gli umani. Di questo soprattutto ne fanno un largo uso, diciamo, se ne approfittano moltissimo i nani, i Caradhron Overlords dello Skyport di Barak Mornar, che è quello, diciamo, un po' più dove i vari regolamenti vengono interpretati in maniera molto fantasiosa, per usare delle parole offensive, e sempre ovviamente a vantaggio dei Caradhron stessi. Le città volanti sono gigantesche, sono costantemente difese sia dalle flotte dei Caradhron Overlords che dalle armi appunto che servono a difesa delle loro città, e sostanzialmente comunque sono quasi tutte concentrate all'interno del reame di Jamon. Il video in questione che andrete a vedere oggi si dividerà in diverse parti. Questo che vi ho detto adesso, diciamo, è un accenno generale di quelle che sono le caratteristiche dei Caradhron, le prime nozioni, ok, su come funziona bene o male la loro società, come il loro rapporto con le altre razze dei reami mortali e così via, così discorrendo. E nella prima parte di questo video parleremo delle origini, come sono nati i Caradhron, da dove ha origine la loro cultura e tutto quello che è successo alla loro società dalla loro creazione fino al necrosisma che i Caradhron chiamano Garaktorum, ok? Il Garaktorum è la parola Caradhron per il necrosisma. Dopo, diciamo, la storia delle origini, bene o male la storia dei Caradhron Overlords, scenderemo più nel dettaglio su come funziona la loro società, su come funzionano le loro città portuali, i loro porti celesti, e
andremo ad avere, andrò a darvi qualche accenno sulle particolarità dei porti celesti più famosi all'interno della società e dei, insomma, dei vari regni Cardron. Dopodiché andremo a fare una piccola analisi di come è composta un'armata Caradron, tra cui i vari ruoli dei comandanti, le varie truppe e le varie navi che compongono la loro armata. Detto questo, iniziamo quindi ad entrare nel vivo del video parlando delle origini e della storia dei Caradron Overlords. Eccoci qua. Come vi dicevo, nella prima parte di questo video parleremo delle origini dei Caradron. Che cosa ha spinto una società tradizionalista come quella dei Duardin, o dei Nani, come se li vogliamo chiamare, come le creature del vecchio mondo, cosa ha spinto a cambiare radicalmente la propria società e diventare la società dei Caradron Overlords? È molto semplice. Lo andremo a vedere appunto nella scoperta delle loro origini e della loro storia fino alla creazione della società dei Caradron, e poi vedremo come si stanno comportando nel presente e con il necrosisma. La nostra storia inizia nel reame di Chaan, durante l'età del mito. Come ben sapete, durante l'età del mito Sigmar e il suo pantheon di dei viaggia per i reami mortali per plasmarli in una società ideale, in dei reami ideali dove le loro creature, i loro figli, le loro razze potessero vivere in armonia. Chaan viene scelto da Grugni, divinità Duardin e Nanica della metallurgia, dei minatori e del progresso tecnologico e dei fabbri, viene scelto come base principale, come casa per i propri figli Duardin. Grugni è una divinità estremamente pragmatica e crede fermamente che il miglior aiuto che possa dare ai suoi figli Duardin sia quello di abbandonarli a se stessi, in modo che la società Duardin cresca forte e vigorosa senza l'aiuto divino, ma contando solo esclusivamente sulle proprie forze. Creati quindi i Duardin, Grugni abbandona Chaan per servire come fabbro e come alleato del re di Azir, cioè di Sigmar, questo perché i due erano legati da una promessa fatta nei tempi antichi. Allora, la società dei Nani, nel primo periodo della loro vita a Chaan, prospera sia come ricchezza che nei rapporti con le altre razze che vivono all'interno di questo reame. La società dei Duardin di Chaan si sviluppa come quasi un parallelo di quelli che erano i Nani del vecchio mondo, costruendo i propri regni, le proprie fortezze sotto le montagne e prosperando nella produzione di armi e nella lavorazione dei metalli e delle gemme. Questo equilibrio non è destinato però purtroppo a durare. All'inizio dell'età del caos, Tsinch, il dio del caos, della magia e del mutamento, punta le proprie mire espansionistiche proprio sul reame di Chaan. Inizia quindi un lavoro meticoloso, lento, di diversi decenni, di diverse centinaia di anni, che porta gli agenti di Tsinch a minare i rapporti non solo tra le varie società, all'interno del reame di Chaan, ma anche tra i clan nanici stessi. Oltretutto, mentre i suoi agenti fanno questo all'interno delle società di Chaan, Tsinch cerca di svegliare, in realtà ci riesce, si affida al potere animalesco, al potere soprannaturale, al potere del magnetismo di una God Beast nota come Lord Griffon. Piccola parentesi da traduttore. Il nome Lord Griffon non l'ho tradotto perché in italiano sarebbe Grifone della vena mineraria, perché la Lord è la parola inglese per la vena di un giacimento minerario. Siccome rende malissimo in italiano, non è facile come traduzione, come può essere Porto Celeste, Skyport in Porto Celeste, rimarrà Lord Griffon perché in italiano altrimenti tradotto fa schifo. Chiusa parentesi traduttore, andiamo avanti.
sveglia, appunto provoca questa God Beast nota come Lord Griffon, che inizia a vagare per i reami di Chamon e utilizzando il proprio magnetismo naturale inizia a scombussolare l'equilibrio del reame. Nani, umani e gli altri abitanti del regno di Chamon vedono questa creatura come un pericolo per le loro stesse società oltre che per il reame stesso e decidono quindi di intraprendere, di mettere assieme un piano per sconfiggerla una volta per tutte. Le varie società si alleano e iniziano a creare una sorta di rituale che porta, che se dovesse avere successo trasformerebbe la bestia in una statua d'oro sconfiggendola per sempre. Il rituale in realtà viene fatto con successo finché un Gaunt Summoner, uno dei nove Gaunt Summoner di Tzinch, non ci mette lo zampino e ne devia un attimino il corso. Il rituale funziona al 90%, cioè il Lord Griffon viene sconfitto venendo tramutato in oro, ma il suo urlo finale, il suo urlo di morte è talmente forte, talmente carico dell'energia del caos che apre uno squarcio nella realtà e permette alle armate dei demoni di Tzinch di invadere il regno di Chamon. Iniziano quindi le guerre nell'era del caos contro dei vari regni nanici e dei vari regni umani contro i demoni di Tzinch. Uno sparuto numero invece di regni dei nani decide di affidarsi a dei pionieri della tecnologia noti come Steamhead Pioneers, esperti nella tecnologia a vapore, ma soprattutto già a conoscenza dei rudimenti basilari della tecnologia etermagica, cioè la tecnologia che sfrutta l'oro eterico, e creano un piano estremamente drastico. In una serie di diverse decine di anni trasformano parte dei loro reami in delle gigantesche fortezze volanti e tramite l'utilizzo di queste scienze fanno sì che questi reami, questi regni nanci, si stacchino dalla superficie del reame di Chamon e inizino a volare nei cieli. Volando nei cieli, queste fortezze naniche iniziano a diventare sempre più imprendibili e inattaccabili dai demoni di Tzinch e dagli altri nemici dei Duardin. Fatta eccezione per quei demoni di Tzinch che hanno la capacità di volare o comunque di sfruttare il potere dei venti eterici, dei venti dei reami mortali per liberarsi dalla Terra. Stormi di girocotteri e girobombardieri difendono per anni e anni e anni la discesa di queste fortezze nei punti più alti dei cieli di Chamon e queste fortezze naniche riescono quindi a sopravvivere all'assalto dei demoni di Tzinch. Durante tutta l'età del caos questi nani chiudono quindi le proprie vie di comunicazione con il mondo sottostante e il resto dei reami mortali e si concentrano solo alla sopravvivenza. Ovviamente la sopravvivenza lo fa negli umani, lo fa nei Duardin, lo fa in tutte le razze, a volte scatena degli scontri perché tutti vogliono sopravvivere, ma c'è sempre qualcuno che vuole sopravvivere un po' più degli altri. Iniziano quindi a crearsi dopo un po' di tempo delle guerre intestine all'interno dei clan nanici che vivevano nelle roccaforti volanti e anche tra vari clan di varie roccaforti. Queste guerre vanno avanti per un po' fino a quando a un certo punto tra tutti i clan si rendono conto che questo continuo guerreggiare tra un clan e l'altro porterebbe alla distruzione in realtà di questa nuova società che si è venuta a creare. A questo punto quindi decidono di mettere da parte i propri rancori e di incontrarsi su in un evento storico per la società Cardron, dove in realtà nascerà la società Caradon come la conosciamo adesso, che è la conferenza di Madralta. La conferenza di Madralta è appunto l'evento storico in cui i vari clan dei regni che si sono scappati all'invasione del caos volando nei cieli di Chamon, i vari capi dei vari regni si riuniscono in questa conferenza nota come appunto conferenza di Madralta, dal nome che i nani avevano dato al sasso volante in cui
si tenne questo concilio e iniziano le trattative. Le trattative vanno avanti per molto moltissimo tempo. All'interno delle trattative ovviamente scoppiano degli scontri tra le varie famiglie, tra le varie famiglie reali, tra i vari clan che fanno parte della appunto di questo concilio. Ancora una volta il buon senso e l'importanza della sopravvivenza della loro società ha la meglio sui rancori, sulla rabbia, su tutto il resto, e la conferenza di Madralta ha la fine con la creazione del codice Caradron. Anzi, alla fine della conferenza di Madralta nasce appunto il termine Caradron, cioè il nuovo nome che i Duardin di Chamon danno alla loro razza. Caradron vuol dire nati dalle montagne spaccate. Anche se ormai non sono più delle creature tradizionaliste, una società tradizionalista come poteva essere un tempo, i nani, i Duardin delle fortezze volanti ci tengono a ricordare al mondo, a ricordare a se stessi che sono nani sfuggiti dalle montagne spaccate dall'invasione del caos. Nasce quindi il codice dei Caradron, che è un codice basato sui regolamenti, come avevo già detto, che erano in vigore all'interno delle navi per far sì che tutto si svolgesse secondo un ordine. Il codice Caradron consiste di 9 articoli, e questi 9 articoli poi sono divisi in tante sottofazioni, sottoarticoli, indici e via dicendo. Tra i vari articoli possiamo ricordare appunto l'articolo dell'unità, le 7 regole della prosperità e i 12 punti delle elezioni. Questi sono alcuni tra i vari articoli. Andando avanti nella storia Caradron, i vari articoli poi sono soggetti a vari emendamenti, codicilli o postille che sono più o meno approvate dal Consiglio Generale Caradron, che vengono riconosciute bene o male da quasi tutte le fasce, da quasi tutti gli skyport, cioè i porti celesti della società Caradron, con qualche eccezione. Parte importante in realtà, che ha, come avete visto, un ruolo fondamentale nelle origini di questa razza, è l'utilizzo dell'oro eterico, dell'Ether Gold. Che cos'è l'Ether Gold più nel dettaglio? L'Ether Gold, noto ai Caradron come respiro di Grugni, è questo materiale magico che si trova in gran quantità in Chamon e a volte anche in altri realmi. È sostanzialmente un metallo che ha una sostanza, ha una consistenza gassosa, una consistenza quasi aerea, che si trova all'interno dell'aria respirabile di Chamon. Più si va in alto nell'atmosfera di Chamon, più è possibile trovare giacimenti, interi giacimenti di Ether Gold. La società di Caradron si basa e si sviluppa nella direzione della tecnologia etermatica per sfruttare appunto questo Ether Gold. I Caradron sono le persone, sono la razza che più conosce le varie metodologie di estrazione e di utilizzo dell'Ether Gold. L'Ether Gold è la loro risorsa primaria, viene utilizzata dai Caradron per tutto, come combustibile, come fonte di energia, viene raffinato per costruire piastre di armatura, viene mischiato tramite la scienza con altri materiali per ottenere a livello di chimica esperimenti dei materiali sempre nuovi che possano essere utilizzabili nei più svariati modi dalla società dei Caradron. I demoni di Tsinch e alcuni dei nemici più, diciamo, persistenti della società dei Caradron Overlords, che sono i Grotbug Scuttlers, che sono dei pirati pelle verde dell'aria, puntano a rubare, a sottrarre parti, giacimenti di Ether Gold dai Caradron. I Caradron, appunto, essendo gli unici che sanno utilizzare appieno questo materiale, si scontrano spesso e volentieri con le armate di Tsinch e con i Grotbug Scuttlers. Di recente alcuni Cogsmith di Greywater Fastness, comunque che lavorano per l'Ironweld Arsenal, hanno iniziato a sottrarre
ai vari cieli, parte di questo Aether Gold per studiarlo e utilizzarlo nelle tecnologie dell'Ironwell Arsenal. Questo più volte ha causato dei conflitti tra Freeguild, Ironwell Arsenal e Caradon Overlords, che non vogliono quest'ultimo, cioè i Caradon, che è il loro primato nell'estrazione, nell'utilizzo dell'Aether Gold, sia minacciato da nessuno. Punto principale, in realtà, che nasce in queste origini dei Caradon, e che poi vedremo sta alla base della società dei Caradon, è che non ci sono più clan, non ci sono più divinità. Il tutto si basa sui profitti, su chi crea più guadagno, su chi crea più vantaggi economici, su chi crea più ricchezze per la società Caradon, e sulla scienza. Questi, profitto e scienza, sono i capisaldi dei Caradon. L'utilizzo dell'Aether Gold si nel corso degli anni è sempre stato più raffinato e più perfezionato dalla tecnologia, dagli Endring Master e dagli Aether Chemist della società Caradon. Tant'è che dopo il necrosisma molti esperimenti vengono fatti per creare degli strumenti basati di Aether Gold per contrastare gli incantesimi persistenti che danneggiano non solo i reami ma anche i cieli e le città volanti dei Caradon. Il necrosisma ha causato dei grandi danni anche alla società Caradon, soprattutto allo Skyport di Barak-Nar. Si dice che un quinto della flotta di Barak-Nar sia stata completamente distrutta dall'esplosione del necrosisma. Il Geldrad, che è l'organo principale del governo dei Caradon, che è sostanzialmente il concilio fatto dai membri degli Skyport più influenti a livello economico, ha quindi deciso di rispondere a questa emergenza economica, dando la possibilità ai vari Skyport di intraprendere nuove rotte commerciali e di intraprendere nuove vie per la ricerca del profitto e dell'oro etilico. Tra questi vari, appunto, nuovi tipi di profitto, in realtà si sta spingendo molto di più per i commerci con le razze straniere, cosa che già si era avuta all'inizio dell'età di Sigmar. Cioè, quando finisce l'età del caos e inizia l'età di Sigmar, non essendoci più la minaccia impellente del caos, i Caradon capiscono a piano che commerciare con le altre razze, e specialmente con le città di Sigmar, può essere un modo alternativo di aumentare i propri profitti senza basarsi solo esclusivamente sull'economia personale. Questa cosa viene ancor più incentivata dal Geldrad adesso dopo il necrosisma. I commerci con le altre razze, soprattutto con le città di Sigmar come Ammeral, Excelsis e Greywater Fastness, stanno crescendo sempre di più. I Caradon tendono, per via della loro indole commerciale, ad approfittarsi un po' delle società che loro considerano inferiori a livello di conoscenze in diversi gradienti. C'è chi se ne approfitta un po' di più, c'è chi se ne approfitta un po' di meno. Ovviamente, come avevo già detto, uno degli Skyport, uno dei porti celesti più inclini a sfruttare l'ignoranza delle altre razze è quello di Barak-Mornar, e non solo. Barak-Mornar in questo periodo, da quando in realtà sono apparsi sui reami mortali gli ossi Arkbone Reapers, si sono dediti al contrabbando di ossa, di altre razze ovviamente, non dei Caradon, con gli Ossiark Bone Reapers, soprattutto e specialmente con quegli Ossiark Bone Reapers degli stalli Ark Lord. Stanno adesso iniziando un po' a vedere il problema del commercio delle ossa con gli Ossiark Bone Reapers, perché i Bone Reapers continuano a chiedere quantità sempre maggiori di ossa, anche i contrabbandieri Barak-Mornar, e quindi non sappiamo cosa comporterà nel
immediato futuro per la società di Barak Mornar, ma sicuramente scoppierà in un conflitto tra i Caladron Overlords di questo Skyport e gli Ossiarch Bone Reapers. Io non ci credo. So proprio adesso. Porca puttana. Mannaggia la puttana. Porco puttana. Il maledetto. Mannaggia quella grandissima merda. Porco. Dove cazzo ero rimasto? I nani che prosperano. Porca.